L'interrogazione numero 3.879 del deputato Burtone concernente iniziative di competenza per la messa in sicurezza della strada statale numero 7 Matera-Ferrandina. Il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti del Basso De Caro ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente. La strada statale 7 Matera-Ferrandina, ed in particolare nel tratto a valle del paese di Miglionico, tronco Miglionico-Pomarico, è ubicata su un territorio caratterizzato da una complessa struttura geomorfologica, come risulta anche dalla cartografia dell'autorità di bacino della Basilicata, che individua in modo dettagliato le aree di frana a rischio medio ed elevato presenti sull'intero tratto. Ed in particolare il versante meridionale del rilievo su cui sorge l'abitato di Miglionico risulta interessato da numerosi movimenti franosi che talvolta hanno interessato il tratto viario gestito dall'ANAS e sul quale, oltre ad un costante monitoraggio, la stessa società ha effettuato ripetuti interventi di risagomatura del piano viabile ed ha previsto ulteriori interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino delle caratteristiche geometriche della strada. Quanto alla luminosità nella galleria Millotta, nei pressi di Pomarico, provincia di Matera, ANAS segnala che all'interno è attivo un adeguato impianto di illuminazione soggetto a regolare manutenzione, con livelli di visibilità tali da garantire la percorribilità stradale in piena sicurezza. In merito poi alla presenza di sterpagli a bordo strada, ANAS fa presente che il servizio di manutenzione delle opere a verde per la Matera Ferrandina, con durata triennale, è stato consegnato il 5 maggio scorso alla impresa esecutrice che ha completato il primo sfalcio di erba lungo il tratto in argomento. Per quanto riguarda invece il potenziamento del collegamento tra Matera e Ferrandina, esso è compreso nel collegamento mediano Murgia-Pollino, Gioia del Colle A14, Santeramo in Colle, Matera Ferrandina, strada statale 407, Pisticci, Valsinni, Lauria, autostrada A3. Sulla scorta di uno studio di fattibilità redatto dalla Regione Basilicata, è stato predisposto il progetto preliminare dell'intero collegamento da Gioia del Colle A14 a Lauria A3, che, corredato dallo studio di impatto ambientale, è stato approvato dall'ANAS sin dal 2008. Per il tratto da Matera a Ferrandina, il progetto approvato prevede la realizzazione di una nuova strada principale a quattro corsie conforme al tipo B per un importo complessivo di 800 milioni di euro. L'itinerario Murgia-Pollino è stato inserito nel Piano Nazionale per il Sud tra le infrastrutture strategiche di interesse della Regione Basilicata, approvato con delibera CIPE numero 62 del 2011, con la previsione per il tratto Matera-Ferrandina di un investimento pari a 300 milioni di euro ed un finanziamento per la sola progettazione di 2 milioni e mezzo di euro. Con l'accordo di programma quadro sottoscritto nell'aprile 2014 e con la successiva determina numero 1048 del luglio 2015 è stato reso disponibile il finanziamento per la progettazione. Nel corso di molteplici incontri con le istituzioni locali è stato concordato che ANAS procederà all'avvio delle procedure CIPE sul progetto preliminare del 2008 relativamente al collegamento Matera-Gioia del Colle e al bypass di Matera. Inoltre, per il collegamento Matera-Ferrandina si è proceduto ad una rivisitazione della ipotesi di intervento prevista dal progetto preliminare del 2008, individuando così una soluzione che prevede interventi di messa in sicurezza da fenomeni di instabilità geologica nel tratto nel comune di Miglionico e interventi di messa in sicurezza e realizzazione della corsia di arrampicamento per i mezzi pesanti nel tratto della strada statale 7 fino all'innesto con la strada statale 407 Basentana, intendimento di Ferrandina. La soluzione ipotizzata sarà sviluppata a livello di progetto preliminare con la condivisione degli enti locali interessati e successivamente si potrà redigere il progetto definitivo per poi avviare tutte le procedure appropriative ed il relativo appalto dei lavori. Grazie, sottosegretario. Il deputato Burtone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Ha 5 minuti, onorevole. Sì, Presidente, io mi dichiaro soddisfatto della risposta del sottosegretario perché ha dato
un'indicazione articolata, ma anche precisa di quella che è la condizione di quel territorio, un territorio importante, strategico dal punto di vista economico, sociale e culturale. Matera è stata indicata come la città della cultura europea per il 2019, già quest'anno è la città più visitata d'Italia, però, signor Sottosegretario, tutti sappiamo quanto difficile è arrivare in questa città e quindi il tema dei collegamenti diventa centrale. Io ho indicato la questione relativa alla strada statale 7, quella che collega Ferrandina a Potenza. Lei, a Matera, lei ha detto chiaramente che alcuni interventi sono